Buonasera siciliani e siciliane, bentrovati a un'edizione straordinaria del TG Antudo. A 11 anni dai fatti contestati, a 6 dalla conclusione delle indagini e a 3 dall'inizio del processo, arriva la sentenza del Tribunale di Palermo. Tutti assolti, 17 attivisti palermitani accusati di associazione a delinquere. In molti ricorderanno gli anni della riforma Gelmini, le proteste, le occupazioni, le piazze di decine di migliaia di studenti e studentesse, i momenti di conflitto. Il movimento dell'Onda ha segnato profondamente la storia della città di Palermo e non solo. Da lì sono nate occupazioni all'università, nei quartieri popolari, teatri autogestiti, palestre e ambulatori. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda, mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda. Mentre nelle piazze si formava una generazione, la questura di Palermo apriva un fascicolo di indagine, articolo 416 del codice penale, associazione a delinquere volta alla turbativa dell'ordine pubblico. 5 anni di indagini, intercettazioni, castelli di carta che si concludono nel marzo 2015, quando arriva l'avviso di conclusione di indagini. 35 sono in totale gli indagati, 17 dei quali accompagnati da quella formula, 416 del codice penale, e che per questo vengono raggiunti da 17 misure cautelari, obbligo di firma giornaliero. I 17 attivisti dovevano presentarsi ogni giorno al commissariato di polizia. La procura ha scelto una scorciatoia, ipotizzare regie occulte e organizzazioni a delinquere lì dove invece c'era voglia di partecipazione, lotte, proteste, assemblee, alternative, idee e valori. I valori e le idee sono infatti difficili da processare. Che fare quindi? Per la procura un bel processo alle intenzioni presunte risolve tutto. L'obbligo di firma giornaliero per i 17 attivisti viene ritenuto illegittimo e annullato per ben 2 volte, prima dal Tribunale della Libertà e poi dalla Corte di Cassazione. Fin da subito la magistratura aveva smentito e sconfessato l'ipotesi di pericolosità sociale dipinta dalla questura. Nessuna prova di sodalizio criminale, così si erano espressi i giudici dichiarando illegittimo il ricorso in Cassazione del PM Calogero Ferrara. Nel 2015, appresa la notizia, era partita un'enorme campagna di solidarietà, sui 17 ci metto la firma, che con migliaia di adesioni da parte di studenti, professori, registi, attori, politici, aveva accompagnato gli attivisti e le attiviste fino al definitivo cessamento delle misure cautelari. Io ci metto la firma perché mi piace l'idea che un'associazione a delinquere la fanno coloro che insegnano ai ragazzini a studiare. Mi piace l'idea che un'associazione a delinquere sono quelli che aiutano le famiglie senza casa a trovare un alloggio, sia pure precario. C'è questa campagna sui 17 ci metto la firma, a cui aderisco perché mi sembra una misura sproporzionata. Sì, è particolare e delicata perché è una delle prime volte che in Italia si contesta il reato associativo, associazione a delinquere semplice, per reati legati agli scontri di piazza, e viene veicolato il messaggio che appunto l'attività dei centri sociali è un'attività finalizzata ad un'associazione a delinquere semplice, quindi non reati di sovversione, non reati di terrorismo, ma un semplice, tra virgolette, reato associativo. Poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola è estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui futuro è già domani. Successivamente nel 2018 parte il processo,
il 3796. Nonostante le smentite dei giudici di Cassazione, la Procura di Palermo era decisa ad andare fino in fondo. Un processo tutto fondato su una profonda arbitrarietà della questura che aveva costruito un castello di carta giudiziario, un castello fatto di ipotesi, sospetti, supposte intenzioni. Un processo tutto politico volto a criminalizzare le lotte sociali, ad equiparare un movimento oceanico di mobilitazione a un'associazione a delinquere. Ma come tutti i castelli di carta, anche questo era destinato a sgretolarsi. La bizzarra ipotesi della procura palermitana è crollata al processo. Davanti all'accertamento dei fatti, le fantasie della questura non hanno retto. Così si conclude questa fin troppo lunga storia, una vittoria importante per le lotte sociali nella città di Palermo e non solo. Nel processo si è dibattuto anche di altre ipotesi di reato. La sentenza contiene anche alcune condanne per scontri con le forze dell'ordine e altre imputazioni. È solo il primo grado, si andrà avanti continuando a difendere il diritto di manifestare. Ai condannati va tutta la nostra solidarietà. Oggi però si può gioire, è caduta l'accusa di associazione a delinquere. Un precedente rilevante che mette in chiaro l'impossibilità di assimilare uomini e donne per anni in prima fila nelle mobilitazioni per il diritto allo studio, alla casa, alla salute, per la difesa del territorio con un'associazione a delinquere. Le battaglie politiche non possono essere ridotte a mere questioni di ordine pubblico.